Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo fumetto edito da Bao Publishing, ovvero Non stancarti di andare, di Teresa Radice e Stefano Turconi. In occasione dell'uscita di questo nuovo fumetto che in tantissimi stavamo aspettando, Bao ha organizzato un blog tour. E sapete che cosa significa questo? Che ci sono dei premi in palio per voi, infatti al termine del blog tour verranno estratti 3 vincitori che vinceranno una copia del fumetto più una serigrafia. Per partecipare al giveaway le regole sono semplicissime, vi basterà mettere mi piace alla pagina Facebook di Bao Publishing, essere iscritti o seguire i canali, i blog che partecipano, di cui trovate tutti i link qua sotto in descrizione, commentare tutte le tappe, compilare il form che trovate sempre qua sotto in descrizione ed infine condividere il blog tour sui social. Ma torniamo ora al fumetto. Non stancarti di andare parla di una coppia, Iris e Ismail, che stanno per andare a vivere insieme. Ismail deve tornare però in Siria, nella sua patria, per sbrigare le ultime faccende. Purtroppo però non tornerà dalla Siria, infatti ci sono vari conflitti che gli impediranno di tornare da Iris e di mettersi anche in contatto con lei. Nel frattempo Iris scopre anche di essere incinta, ma non ha modo appunto di contattare il suo compagno. Ovviamente questo è soltanto l'inizio della storia, perché in realtà parla di tantissime cose diverse. Il fumetto conta 320 pagine, questa edizione ha un prezzo di copertina di 27 euro. Come dicevo poco fa, il fumetto è ambientato anche in Siria e parla proprio del conflitto, delle ribellioni, della guerra che c'è in questo paese. Mi è piaciuto tanto il contrasto fra il viaggio in cui si sono conosciuti i nostri protagonisti in Siria, guardando le bellezze del paese, la cultura, le persone, e vedere come poi a distanza di pochi anni tutto invece è cambiato, prevale la violenza. Si parla anche della difficoltà di muoversi e spostarsi all'interno di queste zone e noi seguiamo proprio quello che potrebbe essere il percorso, il viaggio di una persona appunto che si trova in una zona pericolosa e vuole andarsene, mettersi al riparo, cambiare la propria vita. In questa zona di guerra ci sono però tante persone di pace, come padre Saul, che è uno dei personaggi che mi ha colpito di più all'interno di questa storia. È infatti un uomo di fede che vive in Siria ed accoglie veramente chiunque, credenti, non credenti, persone di religione differente dalla sua. È una persona molto aperta al dialogo e ho trovato molto interessante il confronto fra questo personaggio, i nostri protagonisti, ma anche altre persone, il voler proprio dialogare, parlare non esclusivamente di Dio, di fede, ma della vita in generale. Ci sono delle riflessioni secondo me bellissime e spesso Iris, ma anche Ismail, danno voce a dei dubbi, delle domande che bene o male tutti noi ci facciamo, che riguardano la nostra vita. Per me personalmente è stato molto toccante, mi ha dato tanta speranza il vedere una persona del genere in una zona sì di guerra, ma che comunque si batte per la pace, che crede nella pace, nello scambio culturale di idee fra persone diversissime. E sono rimasta veramente sorpresa alla fine nello scoprire che questo personaggio è ispirato a una persona vera che hanno conosciuto gli autori, quindi veramente è stata una cosa bellissima. In generale tutti i personaggi all'interno di questa storia mi sono piaciuti tanto perché sono ben caratterizzati, molto complessi, li vediamo in tante situazioni diverse ed è bello vedere anche una sorta di crescita, di percorso che fanno all'interno di questa storia, perché da una parte abbiamo Ismail che si trova in Siria e cerca nel modo più disperato di tornare a casa da Iris, quella che è la sua nuova famiglia, e dall'altra Iris cambiare, prendere consapevolezza di sé ma anche di un'altra vita, perché è appunto incinta. Quindi è una storia che non parla esclusivamente di amore ma anche e soprattutto di famiglia, e mi è piaciuto molto il percorso alla riscoperta delle proprie origini, soprattutto da parte di Iris e del suo rapporto con la madre. Il rapporto madre e figlia viene ripreso molte volte all'interno del fumetto in maniere diverse e l'ho trovato molto bello. In questa graphic novel si parla molto anche di vocazione, non intesa soltanto nel termine diciamo più religioso, nonostante la religione abbia comunque un ruolo molto centrale all'interno della storia, ma anche di essere portati per fare qualcosa, una vocazione proprio nel mestiere, nelle passioni. Iris infatti
ama disegnare ed è andata avanti in questo suo percorso fino a farne un vero e proprio lavoro. Non è facile, però con la determinazione, la passione ci è riuscita, così come Ismail, che ha una grande passione invece per la scrittura, soprattutto quella araba, è riuscito anche lui a fare della sua passione un lavoro. Ed è una cosa secondo me molto bella, soprattutto per chi è giovane, vedere come due persone molto appassionate in qualcosa che non è tanto facile far diventare un vero e proprio lavoro, vivere della propria arte, della propria passione. Secondo me questo può essere veramente di incoraggiamento e di ispirazione. Visto che parlavo di scrittura araba, la scrittura in questo fumetto è molto presente, non soltanto nei dialoghi, nelle didascalie, ma ci sono vere e proprie pagine, lettere scritte, un vero e proprio romanzo grafico. Le parole hanno un ruolo centrale all'interno di questa storia, un loro vero e proprio peso. Mi sono ritrovata più volte a segnarmi delle citazioni, delle frasi, perché le ho trovate veramente molto toccanti, ma anche di riflessione. Mi ha fatto pensare veramente tanto questo fumetto, e penso che sia molto bello perché ti stimola a ricercare, a guardarti dentro, a capire più cose di te e degli altri. I disegni mi sono piaciuti veramente tanto, ma la cosa che mi ha colpito di più è lo stacco, la differenza di stile fra un'epoca e l'altra. Infatti all'interno di questa storia non si parla comunque solo del presente, ma anche del passato, come dicevo poco fa, riscoprendo un po' le origini della famiglia, non soltanto di Iris ma anche di Ismail, quindi ci sono vari momenti della storia e ognuno è caratterizzato da uno stile, una tecnica e colori differenti. Mi è piaciuta veramente tanto questa cosa perché in questo modo anche subito visivamente si ha l'idea di dove siamo collocati all'interno della storia. In generale, secondo me, questi stili si sposano molto bene con il mood delle varie epoche. Visivamente parlando, le parti che forse mi sono piaciute di più sono proprio quelle ambientate in Siria, perché mi piace poter scoprire anche posti nuovi attraverso i fumetti. Poi sapendo che gli autori sono veramente stati in Siria, quindi hanno riprodotto quello che insomma hanno visto, che hanno sperimentato in prima persona, mi ha colpito veramente tanto. Poi anche i colori utilizzati, così caldi, tenui, molto belli. Era un fumetto che attendevo tantissimo quest'anno e mi aspettavo che fosse bello, ma non così tanto. Io mi sono ritrovata in lacrime diverse volte leggendo questa graphic novel e devo dire che non piango spesso quando leggo, quindi riesce veramente a trasportarti nella storia e a comunicare qualcosa che secondo me è molto importante. È un fumetto in grado di parlare di attualità, di temi molto delicati e forti, come ad esempio la guerra e gli immigrati, ma allo stesso tempo tratta delle tematiche intramontabili come il rapporto madre-figlia, la famiglia in generale, l'amore. Quindi è una lettura che io vi straconsiglio di fare, sia che amiate questi autori, che abbiate letto Il Porto Proibito, per esempio, sia che non, perché è un fumetto, secondo me, universale. Vi colpirà ed emozionerà tantissimo, fidatevi. E quindi questi erano i miei pensieri riguardo Non stancarti di andare. Vi ricordo che è in corso un blog tour e un giveaway in cui potete vincere una copia del fumetto, quindi guardate bene la descrizione, seguite le varie tappe e non lasciatevi scappare questa occasione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!